Buongiorno a tutti, sono Giovanni Cattaneo, direttore dell'operazione industriale di San Benedetto. Seguirò il progetto di Vigianello. Un po' così. Prima di parlare del progetto, volevamo fare due parole velocemente su chi siamo, da dove veniamo e che cosa facciamo. Allora, è nel 71 che la famiglia Zoppa subentra come azionista e da lì inizia lo sviluppo dell'acqua minerale San Benedetto sul territorio nazionale. Nell'80 per noi è un anno molto importante perché grazie all'ingegno di San Benedetto nasce e viene messa sul mercato la bottiglia in PET, polietilene, che prima non esisteva. Questo dà una grossa spinta allo sviluppo e alla commercializzazione dell'acqua minerale sul territorio nazionale. Nell'84 San Benedetto inizia una grande collaborazione con dei grandi attori europei. Innanzitutto il marchio Schweppes, che viene prodotto e commercializzato da noi, il marchio PepsiCo, che viene prodotto da noi. E dall'80 a oggi questa collaborazione continua ad andare avanti. Nel 95 si sente la necessità di avere una fabbrica in più sul territorio nazionale, perché Scorzè, dove è la San Benedetto la sede, non basta. Ecco che nasce la fabbrica di Gran Guizza, che oggi è la seconda fabbrica per dimensioni e per capacità produttiva all'interno del gruppo, per servire il mercato del centro e del sud. Ma non ci fermiamo qua. Nel 96 l'espansione va all'estero con una grande joint venture dei attori europei importanti, europei in bottigliaggio in fabbrica, in Francia con due fabbriche e in Spagna con altre due fabbriche, ok, per poi arrivare ad una fabbrica di acqua nella Repubblica Dominicana. Okay. Nel 97 l'espansione continua sul territorio nazionale e c'è la necessità di avere una fabbrica per produrre acqua minerale nell'ovest d'Italia, in Piemonte, a Biella, attraverso la nostra consociata Alpe Guizza. Ed è nel 2001 che si aggiunge per il centro Italia, alle porte di Roma, la fabbrica Acqua di Repi, che è una fabbrica che produce e commercializza acqua naturalmente frizzante. Nel 2001 l'espansione continua in Europa e va verso i paesi dell'est. Anche qui attraverso una joint venture con Danone stavolta, che prevede una fabbrica in Polonia e una fabbrica in Ungheria. Questa joint venture va avanti per qualche anno, ma nel 2010 la proprietà San Benedetto acquisisce tutte le azioni e diventa proprietario unico delle due aziende. Qui vediamo uno spaccato del gruppo San Benedetto in Italia, secondo player del mercato come dimensione, fatturato di 712 milioni di euro nel 2012 con 1.500 addetti totali in Italia, oltre ovviamente tutte quelle delle consociate estere. Andiamo avanti ancora sulla posizione, ok, andiamo avanti ancora. Ecco, qui vedete un esempio dei nostri brand per quanto riguarda l'acqua minerale: San Benedetto Guizza, Primavera, Acqua di Nepi, il completamento della gamma dell'acqua con acqua Vitami e l'acqua aromatizzata. Per quanto riguarda il tè, con marchio San Benedetto, tè Guizza e l'ultimo nato che è Summer Emotion, nato quest'anno, commercializzato per dire quest'anno. Nel mondo delle bibite gasate siamo presenti in maniera forte attraverso il nostro brand San Benedetto e Guizza e, come vi dicevo prima, attraverso il brand Schweppes. Bibite piatte, i Batik, Oasis e Tropico, e per quanto riguarda gli integratori, Energy. Questi sono i marchi e i prodotti che troverete facilmente nei punti di vendita. Andiamo avanti. Qui l'esempio dei nostri prodotti, l'offerta che noi abbiamo nel mondo dell'acqua minerale, nei vari formati. Copriamo praticamente tutta la gamma, dal mezzo litro, dal litro, al litro e mezzo e i 2 litri, con i vari marchi delle nostre fabbriche.
siamo leader mondiali per quanto riguarda i formati, soprattutto per quanto riguarda il mezzo litro in PET, il litro, per quanto riguarda la gamma dell'acqua gasata sul mezzo litro, litro e mezzo, e 2 litri naturale. Dicevo prima che la San Benedetto nel tempo si è espansa per poter coprire il territorio. Mancava un tassello importante che era una fabbrica nel sud, questo soprattutto per il chilometro zero, che è uno dei nostri punti importanti nel nostro programma di ecosostenibilità, di ambiente pulito. E oggi siamo qui per questo. Per noi la tematica della tutela dell'ambiente è molto importante e a proposito volevamo spiegarvi qualcosa di più nel dettaglio. E siamo qua Tullio Versace, che è responsabile anche, è responsabile di questo progetto, per fare due parole sulla ecosostenibilità. Buongiorno a tutti. Dunque, Energy Saving Company, devo dire che è un aggettivo non poco importante, è difficile da sostenere, ma San Benedetto ce la mette tutta. Io ho l'onore di essere il capoprogetto e di portare avanti questa iniziativa. La vogliamo iniziare la descrizione con quanto detto e affermato dal nostro presidente Enrico Giorgas. La costante attenzione alle problematiche ambientali e al risparmio energetico sono una missione da perseguire oltre con l'impegno sociale. Da anni svolgiamo un'intensa attività di ricerca a favore del rispetto ambientale. Un impegno importante scritto nel nostro DNA è sintetizzato nella missione aziendale Risorse per la vita. Importantissimo questo per noi. Allora. Bene. L'avventura e il viaggio inizia nel lontano 2009, quando la San Benedetto firmò per prima in tutti i settori, non soltanto nel settore del beverage e delle acque minerali, un accordo volontario col Ministero dell'Ambiente. In questo accordo la San Benedetto si impegnava nei confronti e con la collaborazione del Ministero dell'Ambiente a fare un calcolo dell'LCA. LCA, per cui renderlo più facile possibile, è Life Cycle Assessment, quindi la possiamo tradurre come le emissioni di CO2 nel ciclo completo di vita del prodotto, non soltanto però nella lavorazione e nella commercializzazione del prodotto, ma dall'estrazione del barile del petrolio per fare la bottiglia fino al momento in cui il consumatore conferisce la bottiglia vuota nell'immondizia. Quindi l'impegno della San Benedetto, supportata naturalmente anche dal Ministero, è stato di fare questo calcolo e siamo riusciti nel 2009 a portarlo a termine. Nel 2012 un ulteriore passo. Nasce una linea di prodotti. Una linea di prodotti che è la linea Eco Green, che comprende dal mezzo litro al litro, litro e mezzo e 2 litri, che sono interamente compensati. Potrei dire che sono prodotti a emissione zero, non è correttissimo, è più giusto dire che sono prodotti a compensazione di CO2. Cosa significa? Significa che tutta quella CO2 che emettiamo non soltanto nel ciclo produttivo, ma sia a monte che a valle del ciclo produttivo di San Benedetto, viene compensata con l'acquisto di progetti per ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera. Nel 2013 un ulteriore passo molto importante: da linea di prodotto passiamo a progetto Eco Green. Progetto cosa significa? Dal prodotto si passa all'azienda, quindi non solo una riduzione del CO2 dedicata a dei singoli prodotti, ma tutti i prodotti dell'azienda e l'azienda stessa. Ecco qua quello che ho descritto prima, i prodotti oggi del progetto Eco Green che partono dal mezzo litro al litro, un litro e mezzo e 2 litri. Tutti
si evidenziano perché hanno una nota di verde sia sul tappo che sull'etichetta, naturalmente. 2013, ulteriore passo in avanti. Giugno, questo è proprio abbastanza fresco perché è di giugno 2013. Siamo stati la prima azienda in Italia a ricevere dal Ministero dell'Ambiente il logo programma per la valutazione dell'impronta dell'ambiente. Credo che sia una bella soddisfazione. È un ulteriore passo che abbiamo fatto con impegno, ma ci siamo arrivati, la prima azienda. Un altro progetto ci ha aiutato a portare avanti quella che è la mission risorse per la vita. Il progetto è Nuova Vita al DP. Cosa significa? Proviamo a descriverlo. Acqua minerale San Benedetto, il Ministero dell'Ambiente, la Regione del Veneto, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che prevede il calcolo di calcolare il risparmio di CO2. Chiedo scusa. Hanno sottoscritto il protocollo d'intesa che prevede di calcolare il risparmio di CO2 incoraggiando il recupero delle bottiglie in plastica direttamente nei punti vendita. L'obiettivo del progetto Nuova Vita al PT è la realizzazione di un circolo virtuoso che coinvolga consumatore, distributore, produttore e aziende del riciclo, credo che sia molto importante, facendo la raccolta e riutilizzo del materiale. Facciamo una breve descrizione di quello che è il ciclo virtuoso. San Benedetto produce, quindi produzione delle bottiglie presso lo stabilimento della San Benedetto, trasporto presso il supermercato della bottiglia stessa, nei punti di vendita, usata, quindi da parte del consumatore, il consumatore ritira il prodotto nei vari punti vendita, la riporta vuota la bottiglia nei punti vendita dove ho acquistato, operazione di raccolta e invio al riciclatore delle bottiglie raccolte vuote naturalmente, rigenerazione del PET perché dal 2010 c'è una normativa che permette il riutilizzo dell'RPET, del PET chiedo scusa, quindi del polimero che viene utilizzato per la produzione di bottiglie. Si può riutilizzare fino al 50% nelle bottiglie, quindi viene rigenerato tramite un processo. Con questo PET rigenerato viene conferito nuovamente alla San Benedetto, la quale produce le bottiglie e chiude il ciclo mettendole di nuovo in commercio. Questo servirà, questo ciclo virtuoso, a calcolare quanto potrebbe essere il risparmio di emissioni di CO2 in atmosfera utilizzando proprio questo circolo virtuoso. Lascio la parola di nuovo per la descrizione. Andiamo avanti. Qui abbiamo un esempio di quello che è stato fatto, un esempio sulla gamma dell'acqua EcoGreen in termini concreti di risparmio di CO2. Paragonato al 2008, quando è iniziato il progetto, abbiamo calcolato che le nostre emissioni erano di circa 234.000 tonnellate di CO2 equivalente di emissione. Nel 2010 siamo scesi a 203.000 con una riduzione del 13% e a fine 2011 siamo arrivati rispetto al 2008 a un 30% di riduzione di CO2. Come abbiamo fatto? Abbiamo fatto tante cose. Innanzitutto, a partire da quella data, tutti i nostri progetti, processi industriali, innovazione, scelte di materiali, sono state fatte tutte con lo scopo della ecosostenibilità. Quindi tutto viene studiato per mantenere il più possibile l'ambiente pulito. Oggi la San Benedetto è leader mondiale nel peso delle bottiglie, nel senso che siamo i più bravi a fare bottiglie leggere e siamo molto contenti nel doverlo dire. Fare bottiglie leggere vuol dire essere ecosostenibili, perché meno materiale usi, meno petrolio bruci e tutto nella filiera di trasformazione da monte fino ad arrivare allo scaffale, il tutto si riduce. Ma non solo,
i processi per fare la produzione, noi siamo un'azienda molto integrata, nel senso che al nostro interno facciamo praticamente tutto noi. Abbiamo reparti per fare tutto. Facciamo bottiglie in diversi metodi, facciamo i tappi, facciamo l'imbottigliamento, il confezionamento, facciamo tutto fino ad arrivare al pallet di acqua minerale o di bibite. Ma anche nel confezionamento, che oggi lo acquistiamo fuori, abbiamo contribuito molto insieme all'aiuto dei nostri fornitori a sviluppare materiali molto più ecologici, in termini sia di spessori che di materiali. Okay? Quindi quello che stiamo facendo è un grande progetto, è la nostra missione per il futuro, che è quello di tenere il più possibile l'ambiente pulito. Ecco anche perché la scelta di fare una fabbrica al sud, per poter sporcare di meno durante il trasporto dei prodotti, chilometro zero. Okay? Vogliamo lasciare a chi verrà dopo di noi, ai nostri figli, un ambiente più pulito. Andiamo avanti. Qualche parola sul progetto di Vigianello, ovviamente è dovuto. Andiamo avanti. Allora, qualche dato sul progetto. Innanzitutto, la superficie interessata è di circa 32.000 metri quadri, che si vede benissimo dalla finestra da qui, con una superficie coperta dalla fabbrica di circa 5.500 metri quadri, utilizzata in parte come uffici, in parte per la produzione. All'inizio con una linea occuperemo 1.600 metri quadri, deposito materie prime di 1.000 metri quadri, deposito prodotto finito 1.600 metri quadri, una linea di imbottigliamento che potrà produrre i quattro formati sull'acqua, mezzo litro, il litro, litro e mezzo e due litri, una capacità produttiva della linea di 150 milioni di bottiglie all'anno. Okay? Quando non basteranno più, siamo pronti con il secondo step per mettere la seconda linea. Questo è come si presenterà la fabbrica tra circa un anno, quando l'avremo completata, dove potete vedere il corpo centrale con gli uffici, retro in mezzo alla fabbrica con i magazzini, che sulla parte posteriore sarà dedicata alla zona di carico dei camion. Sulla destra vedete quella casetta che è dedicata per contenere gli utility, cioè tutti quegli impianti necessari per far funzionare la fabbrica, come l'elettricità, l'aria compressa, l'acqua calda, l'acqua fredda, tutto quello che serve per far funzionare una fabbrica. Questa è la pianta dell'azienda, mi avvicino un attimo, dove potete vedere l'ingresso attraverso la rotonda, la zona uffici, il magazzino delle materie prime, dove metteremo in prevalenza il PET per fare le bottiglie, i tappi che verranno prodotti da noi in sede, perché facciamo i tappi per tutte le nostre consociate, i materiali per fare l'imballo, le etichette, i film, i pallet e tutto quello che serve. C'è il reparto di produzione, all'inizio occupato a metà per quanto riguarda la linea di imbottigliamento, è una linea compatta di ultima generazione, molto bella, con un synchro block, okay, che permette di soffiare direttamente le bottiglie in linea e di imbottigliarle direttamente dopo il soffiaggio. Questo potete vedere le app. Non è di facile comprensione per chi non ha detto i lavori, però è la nostra linea di imbottigliamento. Una parte dedicata di 1600 metri quadri per l'immagazzinamento del prodotto finito, che poi verrà caricato in questa parte sui camion che entreranno, potranno fare la manovra e poi uscire. Ok? Questo, diciamo nei grandi numeri, è la nostra fabbrica. Andiamo avanti. Ecco, questa è la linea produttiva, dove l'inizio della linea per la prima fase è dedicata alla produzione delle bottiglie, alla macchina che le imbottiglie, poi c'è una fase dedicata al tappo, per mettere il tappo sulla bottiglia, una fase per mettere l'etichetta, dopodiché c'è una macchina che serve, una fardellatrice che serve per fare il pacchetto, il fardello, le bottiglie da 6 o da 12 a seconda del formato.
Dopodiché c'è un palettizzatore che serve per mettere questi fardelli sul pallet, filmare il tutto esce alla fine del capannone pronto per essere caricato o immagazzinato. Ok? Ecco, la linea è una linea molto innovativa, studiata bene, e a Vigenello di 36.000 bottiglie ora come capacità nominale meccanica, ok? E porteremo a Vigenello, diciamo, il meglio che oggi abbiamo, sia in termini di contenitori, quindi porteremo una generazione di contenitori ultima, ok? Leggera, compatta e a basso consumo energetico per quanto riguarda il macchinario. Inoltre abbiamo previsto dal punto di vista energetico di mettere l'impianto fotovoltaico sul tetto per una produzione di circa 300 kW su un fabbisogno totale della fabbrica che si aggirerà su circa 1 MW. Ricordo che per far funzionare la fabbrica, oltre al processo vero e proprio che è quello della linea, ci sono poi i compressori e tutti quei macchinari che servono a supporto della linea. E quindi la potenza che abbiamo calcolato è circa quella. Ok? I tempi di esecuzione: dovremmo aprire il cartiere entro ottobre, il tempo tecnico per fare le ultime pratiche, per poter essere operativi dopo circa un anno. Ok? Questo è un po'. Abbiamo visto anche a livello occupazionale saranno coinvolte 15 persone, e parte delle quali verranno abbondantemente addestrate sui nostri processi produttivi. Spiego che fare produzione di bottigliamento non è facile. Non si può prendere una risorsa generica, ma stiamo parlando di risorse che devono essere istruite, perché i nostri macchinari sono molto evoluti, soprattutto sulla parte, diciamo, elettronica, sulla parte software di gestionale, sulla linea automatica, e quindi chi ci deve mettere le mani deve sapere come sono fatte, e quindi verranno addestrate presso di noi per il periodo necessario finché siano addestrati bene. Ok? Se avete domande in proposito, siamo qui a disposizione.